Oggi prepariamo il Principe Ranocchio, un piatto ispirato alla famosa favola, che piacerà a tutti i bambini. Vediamo gli ingredienti. Misto 5 cereali, piselli, carotine intere, fagiolini, zucchine a fette, pomodori da insalata, pesto alla genovese, formaggio a fette, olive nere snocciolate, sale, olio extravergine di oliva. Procedimento. Facciamo bollire il misto 5 cereali in abbondante acqua salata. Una volta pronto lo scoliamo, aggiungiamo il pesto alla genovese e mescoliamo bene per amalgamare il tutto. Lessiamo i fagiolini e in una padella antiaderente cuciniamo le zucchine a fette, le carotine intere e i piselli, aggiungendo un filo d'olio. Affettiamo il pomodoro da insalata, togliamo la polpa e i semini per ottenere una sorta di mezzaluna. Ora tagliamo l'estremità senza il foro delle olive nere snocciolate. Prendiamo il formaggio a fette e creiamo delle stelline di varie dimensioni, utilizzando delle formine. Con un'altra fettina di formaggio, realizziamo una piccola corona, aiutandoci con un coltello. Non ci resta che tagliare a rondelle le carotine intere e dividere a metà le fette di zucchine. E ora impiattiamo! Disponiamo su un piatto il misto 5 cereali, creando un ovale leggermente schiacciato. Aggiungiamo le zucchine a metà e i fagiolini per creare le zampe e le zucchine a fette con le olive per gli occhi. Posizioniamo la bocca di pomodoro e i pisellini per il naso. Con le carotine decoriamo le zampine e la faccina della rana. Manca solo il tocco finale, la corona e tante stelline di formaggio. E voilà! Ecco pronto il nostro piatto per le feste dei bambini, il Principe Ranocchio. Scopri le altre ricette!